Se non dovessi dare un suggerimento a un giovane neolaureato, a un giovane professionista che vuole lavorare nel mondo della comunicazione, quali consigli ti sentiresti di dargli? Difficile da dire, devi star curioso, direi, di tenere gli occhi e le orecchie aperte, che è l'unico modo per far bene questo lavoro, secondo me. Alla fine, se pensi, la comunicazione interessante viene da cose inusuali, da cose che non trovi sopra il tavolo, cioè devi guardare sotto il tavolo, devi andare fuori per la strada, eccetera. Poi, non so, io consiglio che darei di seguire, di avere passioni, ecco. Cioè quello che cerco sempre di dire è di non limitarsi alla comunicazione. Io, per esempio, sono abbastanza diffidente verso quelli che a 19 anni cominciano a studiare per la comunicazione. Molto meglio, secondo me, studiare agraria, appassionarsi delle graminacee e poi studiare la comunicazione, perché la comunicazione alla fine è un po' di tecnica, ma si impara abbastanza velocemente. Quello che invece non impari è a metterci dentro passione, curiosità. Un master ti insegna, cioè ti dà tanti stimoli che però devi approfondire. Se posso dire una cosa di uno che ha fatto appunto il master nel millennio scorso, non pensate che la comunicazione sia una cosa di superficie, la comunicazione è una cosa di profondità, una cosa di approfondimento, e questo secondo me è importante. Secondo me quel master, essendo poco specifico e molto largo, dava strumenti per poter lavorare anche nel 2018. No, secondo me nel 90-91 ci ha dato delle cose, degli input che possiamo sfruttare adesso nel 2018, quindi quelli che lo fanno adesso nel 2018, nel 2048 avranno ancora di che.